Il premio Donna Coraggio è un'iniziativa fortemente voluta dalla Presidente Antonella Monreale, che ha voluto così in questo modo tributare un riconoscimento a quelle donne che per diverse motivazioni si sono distinte per avere affermato impegno e valori e rappresentare così esempi per l'intera società. Donne, figure di spicco, di storie di solidarietà, dolore e forza, grandi lotte sono le protagoniste della prima edizione. I premi sono andati a Nadia Lauricella, ambasciatrice della disabilità, a Maria Volpe, ispettore di polizia in quiescenza, per avere dimostrato il suo impegno civico e di solidarietà, a Deborah Spigola, che mette a disposizione degli altri nonostante le difficoltà giornaliere, a Giovanna Zizzo per l'incredibile valore espresso nell'affrontare il dramma della perdita della figlia uccisa dal padre, a Graziella Cetta, mamma del piccolo Claudio Domino ucciso dalla mafia a Palermo, a Piera Maggio, madre di Denise Pipitone, scomparsa nel nulla sin dal 2004 a Mazara del Vallo, a Piera Aiello, ex deputata e vedova del boss di mafia Nicola Atri, esempio di forza e di fermezza mettendosi contro il sistema mafioso e rombendo il muro dell'omertà. La cerimonia si è conclusa con un riconoscimento all'organizzatrice e ideatrice del premio, Antonella Morriale, le è stato consegnato il Gogol come ambasciatrice del sorriso. Allora, l'idea nasce l'anno scorso, perché la nostra nuova realtà che esiste a Favara, il CIF, è dedicato ad una donna. E perché nasce? Perché abbiamo conosciuto tante donne che hanno dimostrato proprio il loro coraggio, coraggio di vivere, coraggio di essere determinati, coraggio di essere tenaci. E questo mi ha fatto pensare perché non premiarle, perché non premiare queste donne, che siano donne che conosciute o meno conosciute, perché non è che significa perché hanno un nome, quindi hanno il coraggio di andare avanti, perché magari sono persone che noi conosciamo bene tramite magari social o tramite la televisione. E tant'è vero che stasera premieremo sì, delle donne che si sono distinte, ma premieremo anche una ragazza che ha avuto delle vicissitudini della vita, non sempre belle, però lei è determinata e coraggiosa. Quindi da quest'anno nasce questa prima edizione, speriamo che di portarla avanti per tantissimi anni, perché ne esistono donne coraggio, tantissime, magari che non li sappiamo, che sono magari chiuse nelle loro case, però ci sono. E il CIF è una realtà importante sotto il profilo della solidarietà a Favara. Sì, diciamo che il CIF è da 5 anni che siamo attivi qua a Favara, ma negli ultimi 2 anni, durante il periodo della pandemia, ci siamo fatti conoscere. Ci siamo fatti conoscere perché siamo andati anche a casa di persone che non potevano uscire. Siamo andati a casa di persone che avevano dei problemi. Quindi poi con la nascita della Casa del Bambino è cambiato un po' tutto. Abbiamo capito la vera realtà di Favara. Sì, lo sapevamo che c'era la povertà, ma non pensavamo così tanto, credetemi. Abbiamo vissuto situazioni che ci hanno fatto veramente tremare il cuore, tremare veramente il sangue.